Benvenuto al nostro presepe vivente in Trivico. Questa è la seconda edizione che stiamo facendo. Grazie al nostro parroco Don Claudio, che è un vulcano di idee, di simpatia, siamo qui riuniti tutti insieme, non solo come amici, ma soprattutto per rievocare un evento importante, cioè la nascita di Gesù Bambino, che in questo Natale ci porta gioia, felicità ed amore. Benvenuti. Carissimi, siamo al presepe vivente di Trevico, l'antica cattedrale, l'antico paese medievale, e in questa caratteristica e magica atmosfera natalizia vogliamo lanciare a tutti quanti voi innanzitutto un invito a visitarlo, ma anche ecco, al messaggio natalizio, darvi un messaggio di speranza per le vostre famiglie, per le vostre case, soprattutto per gli ammalati. Coraggio, il Signore nasce ancora una volta e all'appuntamento è sempre presente, aspetta solo noi che possiamo aprire il nostro cuore perché la nostra vita sia ritondata di luce, di speranza, di pace per noi e per tutte le persone che hanno bisogno. Allora un invito a venire a visitare il presepe, ma soprattutto ad accogliere il presepe nella nostra vita. Auguri a tutti!
first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far. And to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Siamo dinanzi al presepe che ci riporta a questo evento lontano nel tempo ma di una grande attualità, perché Dio continua ad incarnarsi e viene in ogni uomo e in ogni tempo. Il messaggio del Natale non è un messaggio quindi sentimentale, ma un messaggio che ci porta a quell'amore totale, definitivo e pieno che Dio ha voluto concretamente manifestarci mandando il Figlio suo nel mondo. L'abbiamo ascoltato nel prologo di San Giovanni, il Verbo si è fatto carne e ha posto una dimora in mezzo a noi. Sta a noi solo saperlo accoglierlo, saperlo amare, amando e accogliendo tanti fratelli. Penso a tutte le persone che vivono momenti di difficoltà, penso alle nostre famiglie, penso ai giovani, penso agli anziani, agli ammalati, ai carcerati, a tutti senza speranza, quelli che Papa Francesco chiama gli scartati. Il messaggio del Natale ci restituisce quella gioia di saperci davvero amati, accolti e soprattutto incoraggiati nel nostro cammino di vita. E questo è l'augurio che faccio dinanzi al presepe a tutti quanti voi, cari amici, possa davvero il Natale far sorgere nel vostro cuore quella speranza concreta, sapendo che Dio è dalla nostra parte, Dio non ci abbandona, Dio ci sostiene, ci incoraggia e ci accompagna. Buon Natale a tutti. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart
God prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make his blessings flow, for as the curse is found, for as the curse is found, for as the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Voglio innanzitutto approfittare della disponibilità della Tele Buon Consiglio per augurare un Natale passato felice e contento, ma un anno ricco di entusiasmo, di gioia, di festa per tutti quanti. Che sia un anno che possa donare il Signore la pace, possa donare la serenità, ma possa donare anche a tutte quelle famiglie in disagio, a coloro che vivono difficoltà come il lavoro, come la solitudine, no? Ecco, che il Signore possa veramente concedere a ciascuno di loro quel coraggio e quella forza di riprendere ogni giorno il coraggio, ecco, e la volontà nel fare ogni giorno quello che il Signore vuole. Che sia veramente un anno ricco per tutti e di prosperità. Auguri e buon anno. Bravo, grazie. 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 Signore,